Spero di chiudere in meno di 7 minuti, anche perché molto è stato detto. Però vorrei tentare, se mi è possibile, anche in questi pochi minuti, di allargare un pochettino il campo rispetto alle cose interessantissime che sono state dette e che sono emerse attraverso gli interventi di coloro i quali mi hanno preceduto. E di guadagnare forse insieme una convinzione che è quella di pensare agli strumenti della comunicazione come il prodotto di quella che è la cultura dominante della nostra società. Diceva il sindaco in apertura nel suo intervento che quelle di Armando sono delle pillole. E in effetti io, Armando, ho letto questo libro come un contenitore di pillole. Pillole di saggezza, pillole di riflessione etica, pillole di natura morale, pillole di natura culturale in senso lato, cioè una serie di pillole che però messe insieme costruiscono e rappresentano le varie dimensioni dell'essere umano. Posta così, e se è così, come sono convinto che sia così, Armando, noi dobbiamo anche tentare di guadagnare un'altra convinzione rispetto alle cose interessantissime che sono emerse questa sera. Anche i contributi di quei due ragazzi, due contributi belli, per quanto diversificati, però convergevano su un punto, cioè quella di una, tra virgolette, critica o se vogliamo una censura allo strumento di comunicazione per eccellenza che è la televisione. Con quella differenziazione, Tonino, bellissima che tu hai fatto e che credo condividiamo tutti, un conto il piccolo schermo, un conto il grande schermo. Due strumenti, due mezzi della tecnologia profondamente diversi, e dietro c'è tutta una situazione non certamente comparabile, sia dal punto di vista della costruzione del mezzo, sia soprattutto dal punto di vista della finalità di quel determinato mezzo o strumento. Ebbene, Armando, tu, soprattutto da pagina 13 a pagina 15, ed io invito i lettori a fare poi autonomamente questo passaggio, presenti degli spaccati di un significato forte. Tu sai come io la penso intorno ad un libro è dello scrittore quando è nella sua mente, dopodiché quando l'ha stampato, Armando, non è tuo, questo mi appartiene, questo ci appartiene, nel senso che ciascuno di noi fa le sue considerazioni. Qual è la considerazione che ho fatto io? La considerazione che ho fatto io è che immersi come siamo in una società mass mediatica, immersi come siamo in una società bombardata costantemente da mezzi di comunicazione di massa che veicolano contenuti e informazioni che vogliono veicolare, noi oggi più di ieri, quasi profeticamente visti da Camus, al quale tu fai riferimento, o dallo stesso Pasolini, oggi noi siamo immersi in una cultura omologata e in una cultura omologante. La convinzione che dovremmo guadagnare insieme qual è? Come potremmo uscirne da questa situazione? Intanto io dico che oggi, come dicevo prima, questi strumenti sono il prodotto della società e della cultura contemporanea, del tempo. La nostra epoca è l'epoca dell'apparire. Non che l'apparire non sia una dimensione dell'essere. È vero, Tonino? Heidegger lo dice con molta chiarezza. Tra le tante dimensioni c'è quella dell'apparire. In maniera molto più banale, in maniera molto più volgare, in maniera molto più semplicistica, diciamo l'abito fa il monaco, poi su questo c'è chi dice l'abito non fa il monaco, ma concorre a fare il monaco. Quindi l'apparire è sicuramente una dimensione dell'essere, ma l'apparire odierno con questi strumenti della comunicazione, l'apparire odierno si presenta e come dire, irrompe nelle nostre coscienze in una maniera violentissima, non solo omologando ma distorcendo, alienando l'uomo. La conseguenza è che oggi, secondo me, Lucio, sono ritornate di nuovo le SS, ma non le Schutzstaffen tedesche, le SS nel senso di successo, soldi, sesso, e assistiamo a quello che assistiamo. E ovviamente il veicolo propagatore è esattamente quello strumento, il piccolo schermo. Beh, è possibile combattere. Mi chiedi, ne possiamo uscire fuori da una situazione omologata e omologante come questa?
Secondo me sì, ma ad una condizione, cioè la riscoperta dei valori. Bisogna andare lì, bisogna interrogarsi profondamente e dire che tipo di società noi vogliamo. È la società che hanno costruito i nostri padri, una società fondata su dei valori che sono valenti, come si dice, non negoziabili, perenni, eterni, immutabili. Oppure vogliamo continuare con un relativismo etico, la cui conseguenza è quella che è. A mio parere, qualche tentativo anche di progetto, e concludo Pasquale, sono 6 minuti esatti, un tentativo di questo genere c'è. La cultura contemporanea ci offre alcuni progetti di liberazione dell'uomo. Naturalmente anche qui dobbiamo avere la capacità e la forza di procedere ad un'analisi di questi progetti, del tipo per esempio il progetto cibernetico. Insomma, il progetto cibernetico non è un progetto, a mio parere, di liberazione dell'uomo. Non è un progetto di liberazione dell'uomo per la semplice ragione che la scienza e la tecnica, come diceva Blair, sono espressioni dell'animo umano e sono al servizio dell'uomo e non devono poi ovviamente avere quelle ricadute negative dell'uomo. La seconda considerazione, un altro progetto, il progetto psicanalitico. Ancora oggi noi pensiamo che possa essere un progetto di liberazione dell'uomo, ma anche qui è un progetto che non libera l'uomo, anzi lo asserve alla sua coscienza, all'essere, alle sue condizioni intime e profonde. C'è l'altra strada, e la riscoperta, lo diceva Don Sandro all'inizio, mi dispiace che non ci sia, la riscoperta della persona, la persona come valore in sé, la persona come diritto sussistente, la persona con la sua dignità, e dobbiamo rapportare mezzi, metodi e strumenti all'uomo e alla persona per quello che è. Abbiamo la forza, abbiamo la capacità, è possibile, come dire, intraprendere un itinerario formativo in questo senso. Il problema ritorna a monte con una cultura nuova, una scuola nuova, una idea nuova di società e soprattutto una idea nuova che è ispirata a questi valori ai quali facevamo riferimento, eterni, perenni, immutabili, e che si trovano nella persona e quindi in un umanesimo integrale, che non è un umanesimo antropocentrico, ma è un umanesimo teocentrico, il pellegrino che si muove in questo mondo in vista e in prospettiva di ricongiungersi con l'ente essenziale, l'ente superiore. Grazie. Torneremo a casa con molte, moltissime idee sulle quali conversare ancora, che le persone che sono intervenute qui sicuramente converseranno con noi e con voi anche successivamente. Armando Lo Staglio, è arrivato il tuo tempo, per il tuo turno, per questo subito dopo il tuo intervento, due altri interventi della signorina dell'attrice. Facciamo parlare prima Armando e poi i due interventi dell'attrice finale. Armando Lo Staglio, perché insomma è tempo che tu dica qualche cosa di questo, su questo libro che secondo me è molto fortunato. Io ricordo, devo anche dire, una frase, un'affermazione, una proposizione, una massima, chiamiamola così, di Pasteur: la fortuna favorisce una mente preparata. Abbiamo detto all'inizio che non è un caso che tu hai scritto questo libro, non è stata una improvvisazione, ma sono anni e decenni di duro, intensa fatica, non lavoro, fatica e sudore sulle cose che a noi più piacciono, la radio, la televisione con me, il giornale con me e tante altre cose, poi tutta la strada che tu hai fatto avanti. Armando, se non te lo dice tuo cugino, te lo dice una persona, diciamo, si può dire così, laica, una persona che ti sta seguendo e ti guarda, ti vede con grande simpatia e molta ammirazione. Armando Lo Staglio.